È uno dei manoscritti più preziosi del mondo per gli studi sulla Firenze del Rinascimento. Dal 16 settembre 2022 il Codice Rustici è visibile nella sala esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della Presidenza della Regione Toscana, per concessione della Biblioteca del Seminario Arcivescovile Maggiore di Firenze. La mostra, ideata e voluta dal Presidente Eugenio Giani e curata da Cristina Cidini ed Elena Gurrieri, vuol far conoscere al grande pubblico il codice scritto nella prima metà del 400 dall'orafo Marco di Bartolomeo Rustici per raccontare il suo viaggio a Gerusalemme per visitare il Santo Sepolcro. Raccogliendo le immagini del Codice Rustici, questo bellissimo testo che poi nella scrittura è importante e rilevante perché è il viaggio all'inizio del 400 in Terra Santa, ma che parte proprio con la descrizione di spazi e ambienti fiorentini che ci consentono di vedere a volo d'uccello quello che sono le realizzazioni della Firenze dell'inizio del 400, dell'inizio del Rinascimento. La mostra, articolata in tre sezioni o libri, consente prima di tutto di vedere un codice raro e di enorme valore. E poi di visitare virtualmente attraverso i pannelli quelle prime 30 carte che sono dedicate a Firenze. Firenze come la vedeva Marco Rustici, e la percorreva e la testimoniava col disegno acquarellato ai margini di ciascuna pagina, e quindi visitare attraverso i suoi occhi grandi complessi ecclesiastici, ospedali e anche piccolissime parrocchie, le famose 36 parrocchie della Cerchia Antica, che per la massima parte non ci sono più, sono trasformate. Il codice mette in evidenza gli edifici, soprattutto religiosi, che furono fondamentali a quel tempo per l'accoglienza dei poveri. Dire ai poveri che Firenze è una città che c'è, che viene loro incontro, che non li abbandona mai. Nel Codice Rustici tutto questo è rappresentato sia nello scritto, sia nella forma narrativa dell'autore Marco di Bartolomeo Rustici, sia nelle immagini, che sono bellissime. Uno sguardo a quel che era la Firenze del 400 ci fa capire come questa città ha costruito la propria identità attraverso le chiese, gli ospedali e tutto quello che era la ricchezza della vita civile e religiosa del suo tempo. Main sponsor della mostra sul Codice Rustici è Banca Biper. Il Codice Rustici ha un messaggio che secondo me è molto importante, che è quello, il tema del viaggio. Quindi noi come messaggio a livello bancario vogliamo sottolineare ancora una volta l'importanza della responsabilità sociale dell'impresa. Quindi ci teniamo particolarmente a cercare di restituire al territorio tutto il valore che riusciamo a creare in tutti i settori in cui siamo presenti.